Il coniuge separato, generalmente il marito, non è mai contento di pagare il mantenimento all'ex moglie, ma se ha uno stipendio è difficile che possa sfuggire. Il mancato pagamento è reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La moglie, inoltre, se non viene pagato il mantenimento, può rivolgersi al giudice per ottenere l'ordine diretto di pagamento da parte del datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro trattiene dallo stipendio l'assegno di mantenimento e lo versa direttamente alla moglie. Infine, il coniuge può pignorare lo stipendio dell'ex, ma se lo stipendio ha già un pignoramento, è più difficile recuperare velocemente le somme, perché, come ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 9686 del 2020, l'assegno di mantenimento per l'ex coniuge non ha natura alimentare, è un ordinario credito di privati. Come funziona il pignoramento dello stipendio dell'ex coniuge se lo stipendio è già pignorato? Lo scopriremo dopo la sigla. Se abbiamo un pignoramento del quinto dello stipendio in corso e ci viene notificato un secondo o anche un terzo pignoramento, ci chiediamo cosa fare. Ci chiediamo se è legittimo che lo stipendio venga pignorato per il 20% da ciascun creditore, con il rischio che l'intero stipendio vada in mano a loro. La regola è che in presenza di più pignoramenti dobbiamo andare a vedere di che debiti si tratta. La legge infatti distingue varie categorie di debiti. Gli tributi, i debiti alimentari, ad esempio l'assegno di mantenimento per i figli e gli alimenti, i debiti contratti genericamente con i privati, ad esempio i debiti verso la banca per il mutuo, i debiti verso il condominio. Quando i creditori appartengono alla stessa categoria, ad esempio c'è la banca che pignora le rate del mutuo e il condominio che pignora per le rate condominiali non pagate, il creditore che ha pignorato per prima ottiene il quinto dello stipendio fino al soddisfacimento del suo credito, mentre il creditore che ha pignorato successivamente si mette in coda, aspetta, inizierà ad avere il quinto dello stipendio dopo che è stato soddisfatto il primo creditore. In questo modo il lavoratore avrà a carico sempre un quinto dello stipendio. Quando invece i creditori che pignorano lo stipendio appartengono a tipologie diverse, ad esempio c'è la banca che pignora per le rate del mutuo e l'ex coniuge che pignora per il credito alimentare per il mantenimento dei figli, il creditore che ha notificato il pignoramento per secondo non si mette in fila, ma concorre con il primo creditore pignoratizio. Lo stipendio viene pignorato in questo modo complessivamente fino alla metà e questa metà viene divisa tra i creditori. Il credito dell'assegno di mantenimento per il coniuge è un mero credito tra privati perché si fonda sul diritto all'assistenza materiale insito nel vincolo coniugale e non sulla incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé. Dunque, la moglie che pignora lo stipendio del marito già pignorato per il credito a titolo di mantenimento per sé deve mettersi in coda. Quando è stato soddisfatto il creditore che ha pignorato per prima, inizia a pignorare il quinto dello stipendio dell'ex. La moglie rischia in questo modo di dover attendere anni, anche anni, prima di vedersi pagati gli arretrati, dell'assegno di mantenimento. Diverso discorso è per l'assegno di mantenimento per i figli. L'assegno per i figli ha natura alimentare perché è diretto a soddisfare uno stato di bisogno strutturale di soggetti che non hanno autonomia economica e hanno un diritto al sostentamento. Il coniuge che pignora lo stipendio dell'ex, per l'assegno di mantenimento per i figli, se lo stipendio è già pignorato, non deve aspettare che il primo creditore si sia soddisfatto, ma concorre con lui. Viene pignorato la metà dello stipendio e questa metà va divisa tra i creditori.
Ci sono pertanto rilevanti differenze nelle conseguenze tra il pignoramento dello stipendio per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento al coniuge e mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli quando lo stipendio è già pignorato. Nel primo caso il debitore subisce la decurtazione del 20% dello stipendio, nel secondo caso la riduzione dello stipendio può arrivare fino al 50%. Il giudice, infatti, per i crediti alimentari può autorizzare il pignoramento dello stipendio anche oltre un quinto. Per una valutazione del vostro caso, per assistenza e informazioni, potete contattarmi ai recapiti indicati nella descrizione di questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!